Bentornati sul canale, nuova video ricetta. Quest'oggi voglio farvi vedere come preparare in casa una marmellata vegana. È super sana ed è golosissima e si prepara con 3 semplici ingredienti. Io non sono vegana, ma mi piace tantissimo sperimentare questa tipologia di ricette. Partiamo subito dal primo ingrediente che vi occorrerà. Dovreste ottenere del succo di mela. Come? Io utilizzo l'estrattore, ma voi potete utilizzare il frullatore e poi magari eliminare la polpa con un colino. In alternativa al succo di mela potreste utilizzare il succo d'arancia. Dopodiché utilizziamo i frutti di bosco congelati. Potreste utilizzare anche le fragole in questo caso, ma io ho preferito utilizzare i frutti di bosco perché è una delle mie marmellate preferite. Scongelateli 2 minuti al microonde, dopodiché metteteci all'interno 1,5 cucchiai di succo di mela e 2 cucchiai pieni di semi di chia. Fondamentale utilizzare i semi di chia perché è grazie a questi che si formerà appunto la nostra marmellata. Mescolate benissimo il tutto e schiacciate i frutti di bosco, mi raccomando. Adesso la marmellata dovrebbe stare a riposo a temperatura ambiente per circa 30 minuti. A metà preparazione mescolatela un pochettino e voilà, la nostra marmellata di frutti di bosco vegana è pronta per essere mangiata. Vi assicuro che è buonissima. Se la volete più dolce, perché ovviamente i frutti di bosco sono un pochettino aspri, io vi consiglio di utilizzare 1 cucchiaio colmo di sciroppo d'acero. Se non siete vegani va benissimo anche il miele. Potete conservarla in frigorifero per circa 5 giorni e utilizzarla sul pane, sui toast. Potreste utilizzarla anche con lo yogurt, è buonissima, ve la straconsiglio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina. Io vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando, se la fate fatemi sapere e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!